Buongiorno da Verona, apriamo il terzo giorno di Vinitaly 2024, la 56esima edizione, con il presidente del consorzio Chianti Colli Senesi, Cino Cinughi De Pazzi, che è stato gentilissimo perché raccogliamo proprio da lui la prima impressione su questo Vinitaly, su questa nuova edizione di Vinitaly. Buongiorno, grazie per la vostra visita. Sì, oggi è il martedì, nel Vinitaly è un giorno in cui si cominciano a fare un po' di consuntivi. La domenica è la prima giornata, sono quasi tutti consumatori, però c'è stato un buon afflusso. E ieri abbiamo visto, c'erano diversi operatori piuttosto interessati, vengono, assaggiano e oggi speriamo che questo trend si consolidi, insomma. Poi, visto che siamo a Verona e che parliamo di vino, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. Decisamente, questa è una bella riflessione, perché Vinitaly è sempre un momento di riflessioni, ecco, proprio in relazione all'evento. Tornando al consorzio, un consorzio di qualità, di eccellenza, tradizione, passione, i vostri valori principali. Parlavo prima con il presidente, sono 300 i soci consorziati, un grande punto di riferimento per le piccole, medie e grandi aziende della zona. Guardi, io ti dico una cosa, abbiamo fatto poco tempo fa la nostra degustazione interna, i vini dei nostri soci che desiderano e che venga fatta, e la qualità media è sempre più alta, i punteggi sono sempre più alti e la classifica, usando un termine calcistico, è sempre più corta. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i produttori sanno lavorare benissimo sia in vigna che in cantina, e questo è molto importante, perché oggi per vendere un vino deve essere molto buono, e su questo noi, poi se vuole assaggia, abbiamo una nutrita schiera di etichette. E poi noi abbiamo anche un altro grandissimo vantaggio, è quello del legame con il nostro territorio. Il territorio senese è un territorio meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, e quindi questo ci fa da traino. E poi il rapporto qualità-prezzo, perché insomma il consumatore che sceglie sullo scaffale o al ristorante o in enoteca un'etichetta, un vino Chianti Colli Senesi, prende un vino eccellente pagandolo un prezzo giusto. Pagandolo un prezzo ragionevole, e soprattutto adesso abbiamo iniziato a parlare anche a questo punto di mercati italiani, mercati internazionali. Il consorzio si pone ad un ottimo livello ed è sempre più punto di riferimento per le piccole aziende. Ci sono stati proprio in questi giorni incontri interessanti con nuove realtà che riesci a segnalare? Ma sì, vengono soprattutto operatori dei nostri mercati esteri di riferimento, che sono quelli anglosassoni, no? E sono i mercati che reggono, perché ormai il vino Chianti Colli Senesi, ma insomma praticamente tutti i vini toscani, vengono venduti per una quota fra il 60 e il 70%, a seconda dell'annata, a seconda della situazione, nei mercati esteri, e quindi non ne possiamo prescindere. Poi purtroppo c'è una situazione geopolitica internazionale che non ci aiuta. Però ecco, come dicevo prima, il mercato statunitense, quello inglese, quello canadese, sono mercati che ci danno sempre delle grandi soddisfazioni. Lei parlava dei produttori piccoli e medio piccoli. Ora, un produttore piccolo e medio piccolo utilizza anche la filiera corta, perché il vino riesce a venderlo in cantina con l'enoturismo, che sta diventando sempre più importante anche nelle nostre zone, e poi nei ristoranti agrituristici. Ieri c'era un'azienda che ha un grande ristorante agrituristico, e loro molto vino riescono a venderlo lì, alla vendita diretta, ai loro ospiti del ristorante, ai loro ospiti dell'agriturismo, e anche questo è un settore molto importante, perché dà anche delle gratificazioni maggiori, insomma, da un punto di vista economico. Ma anche perché le gratificazioni maggiori ce le ha direttamente poi il produttore con l'enoturismo, con il wine tour, con il tasting, che è un momento finale, ma che poi, parliamoci chiaro, è anche un momento di partenza, perché è proprio da quel momento che si fidelizza un nuovo possibile, probabile cliente, non soltanto per l'azienda stessa, ma poi per tutto il consorzio e per la zona. Sì, certamente, il cliente italiano o straniero che beve un bicchiere di vino nell'assaggio in cantina, poi ricercherà quello stesso vino sullo scaffale della grande distribuzione o
nelle enoteche, nei ristoranti. Anche io a Siena ho cercato di fare un'operazione in modo che tutti i ristoranti senesi abbiano perlomeno 3 etichette Chianti Colli Senesi in carta. Chi l'ha fatto? I ristoratori che mi hanno dato retta se ne sono trovati molto molto bene, sono calate le vendite degli altri vini. Decisamente sì, abbiamo fatto... Guardi, è vero, sono vini di grandissima qualità, alcuni rappresentano l'eccellenza e ha dei costi accessibili e quindi si vendono. Abbiamo fatto questa domanda a tutti e quindi perché non anche a lei, che è così disponibile, con il quale si parla benissimo. La posizione del consorzio, che cosa possiamo fare per riavvicinare i giovani al mondo del vino? Sa, uno dei trend, degli ultimi trend, lei lo saprà benissimo, è che i giovani si stanno un po' allontanando dal mondo del vino. Lo riscontrate anche voi? Allora, il vino è sotto attacco, perché ho sentito una dottoressa che ha detto che il vino è pericoloso come l'amianto. Io facciamo una cosa, io bevo un bicchiere di vino al giorno e a quella dottoressa li facciamo inalare un po' d'amianto e poi vediamo dopo un mese chi sta meglio, a parte le battute. Però il vino è sotto attacco perché c'è questa lotta all'alcol, poi mi dovrebbero spiegare perché l'alcol del vino fa male e quello dei superalcolici e della birra invece no, ma insomma questi sono altri discorsi, è un discorso ovviamente commerciale. Per quanto riguarda i giovani il consumo è cambiato, perché prima Chianti si beveva a tavola, magari col fiasco, oggi con il mondo che c'è a tavola si beve molto meno e il vino si consuma in convivialità e si consuma anche per gli aperitivi, negli wine bar. Questo hanno cominciato gli anglosassoni a farlo e i nostri vini sono molto adatti, noi abbiamo prodotti molto adatti per consumarli anche al di fuori dei pasti tradizionali, diciamo. Sì, sì, sono aumentate sicuramente le modalità di consumo, quindi non più soltanto un vino dedicato magari al pranzo, alla cena, ma ci sono moltissime altre occasioni di convivialità e dove c'è bisogno magari anche di un prodotto diverso, quindi probabilmente è giusto così, giusto non estremizzare e lasciare forse anche il tempo al vino e anche ai giovani di arrivarci. Poi siamo noi i primi che consigliamo un consumo moderato e consapevole, questo non c'è dubbio. Ai giovani che si avvicinano al consumo del vino, noi quando facciamo i webinar, quando facciamo le presentazioni, glielo diciamo, insomma è comunque un prodotto che va consumato con moderazione. Sì. E allora noi ringraziamo il presidente del consorzio Chianti Colli Senesi, Cino Cinughi De Pazzi, lo lasciamo alla sua giornata di rappresentanza, perché è una giornata di rappresentanza ma anche di tanti incontri con le aziende e con i tanti anche wine lovers che vengono a trovarvi. E buon Vinitaly, perché Vinitaly non è ancora finito. Grazie, siamo anche a voi, grazie. Buon lavoro, perché il vostro torno molto importante, perché noi ci siamo, ma è importante anche che voi ci facciate conoscere. Grazie, grazie, buon Vinitaly.